parlato l'incipit del Carrista di Cesare Sinatti. Questo racconto aveva vinto, anzi vinse, 7 anni fa, la prima edizione della Parola Innamorata. Lo stesso autore aveva anche vinto la sezione poesia, aveva stravinto, era il campione di turno, il Messi, per capirci. È veramente un campione, tanto che quest'anno ha vinto con La Splendente, il suo romanzo, la sezione scrittori esordienti del premio Italo Calvino, uno dei premi letterari più importanti d'Italia. E quindi con grandissimo onore che chiamo sul palco Cesare Sinatti. Sì, devi passare sotto la mia intervista. Ok. Noi ci siamo conosciuti questa sera e io ti l'ho subito del tu, Cesare. Ci incontriamo qui per la prima volta in realtà. Mezzogiorno di fuoco. Allora, io ho qualche domanda da porti. La Splendente ha vinto il premio Calvino. Ma che cos'è questa Splendente? Forse chi è? Sarebbe la domanda più opportuna. Dunque, il romanzo, molto brevemente, è un romanzo che racconta un po' le vicende della guerra di Troia e la splendente Elena. Elena di Troia, la splendente, il titolo è uno dei possibili significati del nome Elena. Ora, senza parlare troppo del romanzo, di cui parlerò alla Mimo venerdì prossimo, il 10 alle 6, se siete interessati per venire. Niente, è tutto qui. Me l'avevano detto che eri timido, io forzo. Non è timido, è conciso. Vedi, è una virtù che mi manca, in effetti. Ma che cosa significa per te la scrittura? Questa è una domanda di quelle che merita una risposta non concisa. Allora ti chiedo, che cosa ha significato per te la parola innamorata e la scrittura nella parola innamorata? Nella. Allora, sulla scrittura ci sarebbero da dire ovviamente un miliardo di cose, e nel senso, la mia opinione di adesso potrebbe essere diversa fra un anno, potrebbe essere diversa fra una settimana, non lo so. Oppure scrittura venerdì alla Mimo potrebbe essere diversa. Dalle 10? Dalle 18, dalle 18. E spero non troppo, perché sennò il pubblico non tiene. E non lo so, nel senso, la scrittura è in questo momento per me, abbiamo parlato un pochino di tempo, di memoria, per me è qualcosa che riesce a trattenere anche dei momenti, delle cose che o non ci sono più o sono andati via, nel senso, il significato della splendente è anche quello, è una lotta per quella degli eroi a Troia, per una bellezza che è stata portata via, per qualcosa che è stato strappato, non necessariamente da qualcuno, da una forza malvagia, anche solo dal tempo, nel senso, la scrittura è un pochino quel guerriero astuto che riesce a trattenere nel tempo cose che non ci sono più, ecco. Cesare Sinatti.